ore 7:30, direzione Torino, per il primo contest della mozza pizza che... Aia, mi fa male. Arrivati a Torino, siamo al The Office, bike park situato proprio alle porte di Torino, siamo a Caselle Torinese. Siamo venuti, chiaramente l'avete già capito fin dall'inizio, perché quegli stupidi bambini là sopra oggi avranno un contest su questa linea qua. Non solo loro due, stanno arrivando anche gli altri del park. Park, devo dire, fighissimo. Riprende un po', sembra, mini trail che c'è alla Poma. Là dietro c'è un airbag. Qui appunto la linea grossa, bag landing. Da questa parte altro roll-in con salto in mulch e una linea di panettoni trail, tipo. Devo dire, ma è stupito questo posto, raga. Cosa ci dici del park? Sì, sì, mi piace. Com'è il park? Bello. Non è il suo primo contest in realtà, ho detto una stupidata. Lui è venuto al Colbricon e ci ricordiamo tutti com'è andata a finire. Dai, vaffanculo però, Ecco gli altri due del park. L'unica cosa in realtà è che io purtroppo potrò stare qui adesso. Cercherò di venire un pochino più tardi per provare questo park e gasare i ragazzi del park. Invece io adesso mi devo trasferire direttamente al bike park di Pianezza. Ci siamo spostati di 15 minuti in macchina e subito, sempre nella provincia di Torino, c'è questo nuovo bike park. In realtà ero già venuto l'anno scorso, siccome c'è anche una pump track di Velo Solution. In un anno, da avere solo una pump track, hanno sviluppato un intero bike park. Hanno costruito una linea di saltini veramente piccoli, con un wall ride, dei piccoli drop, insomma una linea proprio base. E invece da pochissimo hanno detto: no, noi vogliamo fare le cose sul serio, è ora di far diventare questa pump track un vero park. E hanno costruito i salti dove mi trovo adesso. Non è che hanno costruito, tra l'altro, l'avrete sicuramente notato, perché sulle rampe c'è il suo logo, ma il buon Mauro con Massive ha costruito tre salti da dirt. La linea più piccola ha le rampe interrate, così non c'è neanche il buco, mentre la linea un po' più grossa aveva il buco, ma appunto, come vedete, hanno aggiunto questo pad in modo tale che non si può cadere in mezzo. Le rampe, raga, sono in acciaio inox, quindi praticamente eterne. I landing sono belli piatti. La rampa più grossa sa che è alta 1,70 più o meno, perché è alta bene o male come me, che sono un gnomo di merda. Culto, per favore. Andiamo a vedere. Siamo ancora capaci di girare. Già stanco, un giro. Dai, seguo lui. You can feel it in your brain. And I know you hate it, ho. Face it though, I'm the greatest though. Irreplaceable hoes. I don't chase those. Only pesos. No. Abbiamo qui Marco, che è il presidente dell'associazione sportiva, immagino. Mi ricordo quando è venuto l'anno scorso che la pump track in realtà era stata finanziata da un'azienda che c'è qui vicino. Si chiama Ublocker, si chiama. L'azienda di Luce Gas, che ha finanziato la costruzione di questa pump track. Già fighissima come roba. Avete voluto fare il passettino, questi qua dietro, chi ha voluto costruirli? La volontà chiaramente è nostra, l'associazione. Sempre Ublocker ha finanziato chiaramente la costruzione. E avremo anche altre cose nuove per il prossimo divenire. Qualcos'altro interessante arriverà. Cioè, lui mi diceva che comunque qui mantieni un po' il posto. Praticamente sì, con un po' di fatica. Adesso sai cosa devi fare? Perché anche alla fine anch'io ho iniziato così un po' da solo al park. Ma nel tempo abbiamo preso tutti i ragazzini local del park di Monza. Venite a girare qua. Dovete tenere voi il posto. Dovete tenere al park come tenete a casa vostra. Che poi a casa papà non fanno un cazzo perché no. Palle in mano. Palle in mano sempre. Poche. Sì. Facciamo un girettino. Yep, that's me. You're probably wondering how I ended up in this situation. L'uomo del party ride. Pronti per i party ride quest'anno? Siamo pronti o no? È stato gigante. Guarda lui. Posso dirti una cosa? Non sono pronti. No. Non me neanche. No. Sì, vai, non mollare, Partite! Bella! Bellissimo!
ha fatto molto arrabbiare il fatto che dopo la gradinata in Liguria ti è arrivata la multa. È vero, cioè anch'io ero incazzato assolutamente. Ti dico, vabbè, 80 euro. Ma sai come l'ho pagata io quella multa? Non sono soldi miei, sono soldi che ho accumulato con Trade Republic. Ah, ok. Ce la spiego. Infatti con il conto deposito di Trade Republic hai un interesse annuo del 3,75% solo per prendere i tuoi soldi e lasciarli fermi sul loro conto. Tu metti 500 euro, ti danno all'anno il 4% solo perché depositi soldi, te li accreditano mensilmente. E chiaramente vanno di tasca tua. E sono in tasca tua, quindi io quella multa lì, solo perché ho aperto il conto, ho depositato tot sul conto, sì, ti assicuro, l'ho pagata perché ho aperto il conto di Trade Republic. Trade Republic infatti è la principale piattaforma di risparmio e investimento in Europa. E soprattutto quando si parla di questi argomenti, ma in particolare di soldi, il primo dubbio che ci viene in mente è la sicurezza dei servizi online. Solo per farvi capire quanto è sicuro Trade Republic, nel 2023 ha ricevuto la licenza bancaria completa dalla Banca Centrale Europea. Ma ritornando alla ciccia, il conto deposito di cui vi parlavo prima, con interesse annuo del 3,75%, vi viene accreditato addirittura mensilmente, è totalmente gratuito. Qualche altra banca per i soldi. Io per esempio tutti i miei risparmi li ho spostati proprio su un conto deposito di Trade Republic. Ragazzi, ormai tra inflazione e costi bancari veramente alle stelle, tenere i soldi fermi sul proprio conto in banca non solo non vi fa guadagnare niente, ma anzi vi fa impoverire. Quindi già solo aprire un conto con Trade Republic vi risolve un problema. Poi sempre con Trade Republic potete accumulare in ETF, azioni, criptovalute con una semplicità incredibile, grazie a un'app veramente ben strutturata, intuitiva e facilissima da utilizzare, e soprattutto le commissioni sono veramente basse. Per quanto riguarda invece i piani di accumulo per il vostro futuro, tutte le commissioni su questi piani sono pari a zero. Ultimo, ma non per importanza, ma perché è una novità, hanno appena introdotto la loro nuovissima carta di debito Visa. Con una delle tre opzioni, virtuale, classic o mirror, e mi sa che io sceglierò proprio quella mirror perché la carta è veramente fighissima, potete effettuare pagamenti online e prelievi bancomat gratuiti in tutto il mondo per importi superiori a 100 euro. Siccome la mission di Trade Republic è insegnarci ed educarci ad investire, e in Italia ragazzi siamo abituati a tenere i nostri soldi belli fermi sul nostro conto, ma appunto vi ho spiegato prima che in realtà è assolutamente svantaggioso ormai tenerli fermi, per incentivarci e abituarci a iniziare a investire qualcosina, hanno introdotto anche la funzione Saveback. Se fate un acquisto con la carta Trade Republic, l'1% della spesa effettuata viene investito in un piano di accumulo a scelta. Io in primis l'ho scoperto grazie a miei amici youtuber, ho aperto il conto qualche mese fa e mi sto trovando veramente benissimo rispetto a tanti altri servizi. In descrizione vi lascio il link di Trade Republic, aprire il conto ragazzi è gratuito e ci vogliono 5 minuti. Provate e fatemi sapere come vi trovate. Allora ragazzi, in questa piccolissima pausa che stiamo facendo sono arrivati due personaggi che volevo presentarvi. Uno raga è l'idolo della Monza Pizza Gang, è il nemico numero uno della Bike Life. Raga, guardate chi c'è. L'hater numero uno della Bike Life. È veramente il creatore di un meme epico. Bike Life. Fang. Ma cos'è che hai detto? Io non ho mai capito che cavolo hai detto. Hai detto fuck? Funk. È un misto. In realtà, dopo quel meme lì, i ragazzi che fanno la Bike Life ti hanno un po' iterato o sbaglio? Io ero tentato di smetterli, però poi sti cazzi, ma vaffanculo, ma esatto. Ho detto assolutamente no. È un peccato sempre vedere che, ok, lui ha fatto questo meme. Raga, non è per insultare la Bike Life. Piace lo sport, sì, ti piace certo. Tutto. Immagino ti piaccia anche la Bike Life allo stesso tempo. Niente contro nessuno. Raga, un po' di chill, calmatevi. Vedere tutto quell'odio nei commenti solo perché uno ha detto ha fatto una battuta su uno sport. State tranquilli, rilassati che non vi cambia assolutamente niente. I ragazzi del park sai che sono i tuoi fan numero uno. Chiamiamo un attimo, va bene? Che volevano sapere. Oh, guarda, ma dove sei? Ma vieni a girare. Ma cosa fai là? Guardalo, guarda, è arrivato. C'è sta, dove sei? Ma sei quello real. È quello real. È uno che parla parla. Dai, arrivederci. Ciao ciao. Ciao ciao. Yo! C'è qui con me Ale Mazzara. Ciao a tutti. Kane skate di brutto. E vabbè, da poco lo skate alle Olimpiadi, quindi sto facendo tutto il circuito olimpico. Sono stato a Tokyo, andrò a Parigi e mi diverto con lo skate. Faccio quello che fa Toto con lo skate. E lui è specializzato in verte, in particolare lo skate, che è la struttura che avete visto dietro di me. Tu fai anche street? No. No, faccio park. La disciplina olimpica è park. Esatto. Sì. Direttamente da Roma. Dovrei riniziare a fare gli urban downing. Quando vengo a Roma, tu sarai la mia guida per l'urban downing. Bici, zio, te la presto io. Presto la bici. E vieni con me, mi fai da guida urban. Che dopo tutte le cazzo di denunce che ho preso, io sono sicuro che se vado a Roma da solo, mi bannano da Roma. Magari poi facciamo uno swap di mezzi. Tipo, ho fatto un annetto di skate, ma non mi ricordo niente. Non credo di essere ancora capace di fare quasi niente. Lui va in bici, ha detto che sa saltare, vediamo come se la cava. Raga, come vedete dai vetri, ha piovuto terra praticamente. Adesso però scappo di nuovo al bike park. Che
siamo andato stamattina. È tardi, sono tipo le 7:30. Ma mi hanno detto che stanno girando ancora. Quindi voglio andare a vedere se riesco a fare due giri anche nel parco di là per provarlo. La seguo. Carino. È il secondo che è un po' scalcerino forse. Rifacciamo un altro giro. Scalcia il primo? No, non scalcia, però spinge molto in alto. Allora, è giunto il momento di provare le skate. Devo provare. Guanti, casco, protezioni, ci siamo ragazzi. Protezioni siamo pieni. Devo pompare, non pompo un cazzo. Vabbè dai, è un professionista. Ma scusa, per rallentare come cazzo fai sempre? Tipo non pompi più finché non scendi. Allora. Sono molli i track, pensavo fossero molto più duri io. Fammi vedere un ollie fatto corretto. Che bello però. È morbido il legno. Fa provare a fare un kickflip, secondo me sei buongiorno. Anche solo un ollie. Via. Pesante proprio quando ti arriva. Un saltino alto così. Olè, first try qua. Esatto, adesso vediamo lui come sta. Cammini bici, mi ha detto che sa già saltare, quindi vuole provare a doppiare le gobbe della pantera. In pump, così vediamo. Vabbè, ma sa già pompare, dai, va bene. Sai già pompare bene, cioè sai già andare, insomma, cioè sai già stare sulla bici. Salti di là. Minchia, hai gasato, cazzo. Un primo approccio di saltino, proprio un neofita praticamente, comunque che prova ad approcciarsi già una rampa da dirt. Vediamo. Quella, ma guardalo! Salta già! Sì! Scusa, ma allora io ho detto, vediamo un neofita, li è già passati. Tutto riscaldamento, madonna! Lui è super redneck con cappellino. Fotte sì, cazzo il resto. Sì! Cioè, atleta Red Bull, mica sti cazzi. Ma ha mai girato? Ha detto di sì, infatti si vede. Raga, sta iniziando a piovere e qui si copre tutto. Giù benissimo adesso, eh. Ho recuperato i cipollini dal contest. Hanno fatto la gara. E io non l'ho fatta. Ha cipollato tutto. Perché ha aggiornato in prova. Ha avuto un po' i feels di Colbricon. Invece della Monza Pizza Gang, com'è andato? È arrivato prima in una gara seconda e nell'altra quarto. Ma vaffanculo, ma che cazzo stai dicendo? Ma che cazzo stai dicendo? Ma cosa vuoi secondo e quarto? Nella Rookie Cup sono arrivato secondo. No, no, frega niente. Oggi, la classifica generale di oggi, quanto sei arrivato? Quarto. Reggio! Sì! Sì, sì! Ok, sei arrivato quarto. Vabbè, buono però. Luca primo. Siamo al Cedi cacato. Cesta cacato. Cesta cacato. Saba. E Saba. Ultimo. Perché è caduto? Feedback del primo contest. Un po' di ansia. Mi è esplosa la ruota in 3-6. Avevo un po' paura di fare la seconda run, ma. Vai, Gio! Sì, Gio! Va bene, ok ragazzi, allora abbiamo fatto questo weekend a Torino. Prossimo contest che hanno loro è a Roma tra una settimana. Lui non va. Ah no, io vado a fare il Krenguz. Bike life.